Benvenuti in questo nuovo video di GTA 5. Torniamo su una delle mie modalità preferite, che però non portiamo da un sacco di tempo, ed è il basketball con le granate su GTA. Quindi se sei out, devi te alla granata, fa canestro e fa esplodere le persone. Io non vedo l'ora di farvi esplodere oggi. Sono molto felice, molto contento. E vi voglio massacrare. Sono triste che nessuno crea. Se sapete creare le mappe GTA, chiamatela 2317 e create una di queste mappe. Mi piace, Steph. Perché io ho bisogno di giocare altre mappe come questa. È un'ottima richiesta. Voi avete il cecchino o l'RPG? Il cecchino. Oh, cavolo. Ok. Aiuto. Raga, Steph è già passato. Battiata molto prima. Fere, che fai? Mi sono lanciata in volta. Qual è il tasto per tirare le granate? Non quello. Lo so, non mi ricordo i tasti. R1? Oh, vabbè, lo scoprirò al prossimo round. Puoi provare le cose prima di lanciarti dall'auto. Steph, ho sbagliato tasto perché non so qual è. Ragazzi, è difficilissimo. Qualcuno di voi mi ha colpito. Ma l'avevamo già giocata questa mappa? Sì. Infatti questa è una delle più difficili. Infatti mi sono lamentato del fatto che non ce ne sono di nuove. Certo, però no, era per dire che questa è una delle più difficili, secondo me. No. Ti ho ripreso, vero? No, mi sa di no perché era... Ci sto provando, ma no, non c'è modo. Aia! Ripreso. Cavolo, però non ti becco mai in testa, questa cosa non va bene. Ok, va bene. Perché male. Dobbiamo beccarti in testa per essere una cosa buona. Io non buona. Sono molto bravo in questo gioco, però ci sta ragazzi, è ancora peggio far canestro. Io c'è cecchino di città così non... Cambia auto? E ora mi becca me. Preso di provato. Nuovo. Mamma è molto più difficile beccare con le granate che col cecchino, secondo me. Sì. Adesso vediamo. Secondo me Steph ci ammazza subito. Ok. Io col cecchino sono molto bravo. Quindi secondo me anche quello. Ok, ho capito. Voilà. Via. Ne vado. Cerco di stare anche più largo possibile, perché sennò Steph è matto. Niente. Zago. Mi è arrivato qualcosa. No, ok. Perché ho visto proprio la granata che stava qua vicino. È tosta, raga. Che cavolo hai fatto? Cioè? No, è difficile anche prendere col cecchino, in realtà. Il champ mi ha confuso. Era una bella tecnica, in realtà. Perché lì mi rallenta e posso mirare meglio. Allora, Mark è quasi morto. Però è difficile prenderli, sì. Non è per niente scontato. Allora. Arriva. È tostissima, raga. Non è morto. Non mi ha proprio preso, Steph. Devo aver preso lì a fianco. Abbiamo fatto il doppio hit. Io l'ho ucciso. L'hai ucciso? Sì. Perché ho dato l'ET e tu l'hai colpito subito dopo. Ok. Marco è tosta. Però io ho colpito, ho visto proprio il segno del colpo. Eccolo. L'ho preso con la cosa però, eh. Anche a me sembrava, ma no. Anche a me sembrava. Ragazzi, è tosta. Con la granata è difficile. Sì. Mamma mia. Ve lo dico. Però, veramente voi tosta. Andate in edicola, prendete il tempo, lo trasformate subito nella versione da battaglia, rigiocate la moneta e azzeccate con le granate. E cecchinate l'edicola. E potete andare su tpokshop.com a comprarli, altrimenti tutte le edicole d'Italia. Funziona garantito. Poi la mettiamo in versione arrabbiata, perché quando si arrabbia è più forte. Ha un'aura potentissima. Così, ok, ci sono. No, io col cecchino, raga, non ce la fo. Ho beccato qualcuno. Mi ha colpito Mark. Meno male che non ce la fai col cecchino. Ma come faccio che mi ha mollato da sola? Te la tenti. Chiedo scusa, Pere, non volevo. Forse anch'io ho capito. Pere l'ho colpita. È arrivata, È arrivata di pochissimo, Pere. Peccato, però. Non abbiamo un medikit in Pere, sto studiando, no, non ci sono. Ma che devi studiare, non mi rompere. Come tirare le granate, Pere. Aiutami. Penso di aver la tecnica. Dai, però... sono praticamente morta. Ma Pere, ti hai ricolpito adesso? Sì, mi hai ricolpito. 4 colpi, Devi andare coraggiosa, Pere. Però, bravo. Te l'ho detto. Era un buon lancio. Però, uguale. Secondo me l'ha tirata forse un po' prima, che dici? T'ho già provato. Però io credo che il prossimo round, se non mi cecchinano al primo hit... Ma spiegaci un po', dai. Non volevo. Io non mi spiego niente. Fattevi la vostra ma non vita, è molto andate per la vostra strada e morite in modo brutto, grazie. Avrai segreti, avrai pizzini, è il post-it sotto il monitor. Sì.
se li studiamo i post-it del tryhard. No, adesso non dobbiamo farmi cecchinare. Non li facciamo, non abbiamo ancora fatti i post-it dei tryhardini, raga. Dobbiamo farli. Allora. È vero. Io non mi distraggo dalle tue scemenze. Guarda, le mie scemenze. Oh! L'ho preso! Boh. Mart. Steph, scusami, cioè, io non... Arriva. Ma... Oh, l'ho entrato pure, madò. È finito. No, perché cattivo, è l'auto che però ti copre. Ma cos'è cattivo? Bravo. Mi killi adesso. Ti ha dato un hit leggero, hai visto? Un salutino. Un salutino, sì, sì, sì. Una carezza con un proiettile. Una carezza, dai, su. Allora, buon marci. Oh, io vorrei che qualcuno riuscisse a fare canestro. Che succede? Ha mollato l'auto. Ho visto l'auto arrivare con lo sputo aperto. È stata una buona scena. Diciamo, vorrei che qualcuno riesca a tirare una granata a segno. È difficile, raga. Secondo me il buon marcio ha mangiato del cibo. No, ma come fai? Come si fa a mangiare il cibo? Hai recuperato vita. Hai recuperato vita. No, raga, sono a metà vita, sono. No, ma noi ci vediamo con la vita praticamente piena. No, io lì sono morto, raga. Sta mentendo. Sta mentendo, per non farti distrarre. Sta mentendo. È nel suo solito momento tryhardino. Esatto. Adesso voglio sapere come si fa a mangiare, raga. Mi avete messo sto pallino. Non l'ho colpito? Guardalo, mamma mia. Morto. Un hit, sono morto diretto. No, come? Non l'hai visto? Non stavo mentendo, non so come si mangia. Adesso cerco come si mangia. Ok. Pesante, bene, raga. Se Steph salta, ci provo, Steph. Ci provi? Sei sicura? Ma devi dirmi una tecnica, però. Bene, allora, la guarderò dal tuo mondo. Allora, devi mirare qua. Non hai capito? Ridere. Eh no, è quello. Forse ho capito. Però ti guardo, quindi. Ok. Io punto a fiere, raga. Palo. No, no, mi ha ucciso. Troppo lunga. No, non ti ha ucciso. Vedi. No. Oh, troppo lunga. Non mi ha ucciso, ma io vedevo la granata dentro. Ok, si era buggata. Presa fere. Mi sta prendendo. Fere ha un pochissima vita. No, fere. Va troppo in alto, cosa dovevo fare? Non ci credo, ma la tecnica Marco di Steph è quella di stare più vicino a noi per mirarci appena passa. Allora, Champ, se pensi di capire te... Aia, mi sa che sono morto. Ma ha preso fuoco qualcosa? No, ci sono. A mangiare cibo, ecco dov'ero. Ah! Ma io l'avete detto? Io voglio sapere come si fa, raga. Come hai fatto tu prima? Ma raga, non l'ho fatto prima, ve lo giuro. Cosa devo fare? Dove sei? Arrivo, sto cambiando auto. È impossibile! Vedi! Raga, quella granata di Steph è stata veramente vicina. Come ho fatto a non colpire Fer, raga? Ma non devi mirare così in alto. Lo so, Steph, ma non so, non ho una tecnica. Non so dove cavolo devo mirare, non ha senso nulla. Raga, comunque da dietro, se prendi il canestro, vedi che va direttamente dentro. Non è impossibile. Fidati di me. È dura, raga, è dura. Vediamo chi è il primo coraggioso. Ah no, da dietro non si può, c'è la rete. Però sto cercando di capire anche quando sono qui sopra. Vado, cavolo, è andato, quel pagliaccio. Non era male, Ti dirò! Raga, Marci sta usando la tecnica non esco. Io non esco, aspetta che venga, che venga Marco. Ma da Marci! Dai, aspetto. Bravo, andiamo. Ok. Calmo. La tecnica di Marco è comunque giusta, c'era, perché in penna non riesce a prenderlo. C'era Steph. Non è vero, no, Fere, dai, vedi? Dai, Steph! Che sì, Marci, la buona. Che cattivo! Allora, il problema dell'impennare è che non ti posso cecchinare, ma ti cecchino subito dopo. Che cattivo! Quindi adesso Marci ha fatto così. È la tecnica definitiva! Ma devi uscire dal terreno in dritto. No, no, ma perché poi riesci a mirare dentro al tubo così. Perché vai vicinissimo a loro e loro non ti possono colpire. Brutta scelta andare così dritti, bravo. Vedi? Che beccato? Non credo. Sì, ma sta avendo fortuna ad atterrare dritto sto qua. Eh no, ma perché mi metto io dritto? Oh, scusa. Io non le vedo queste granate, però no, non sono esplosa, quindi. Allora. Damn. Sta cambiando auto, Fere. Il giallo. Vuole usare il suo colore per fare la prima kill con la granata. Ma raga, ma è lentissima sta macchina. Perché? Dai, Marmo. Dai, Marmo. Come non cambiarla sta macchina? Vai. Dai, Marmo.
Bravo. Mi sa che stavolta ce l'ho fatta. No, no, di pochissimo. Di proprio poco poco. Ma sono morto, raga, io. Non ho vita. Però è la miglior tecnica, raga, questa, eh. Sì. È quella che ha più chance. Allora, lo ovviamente, voglio cecchinare. Ovviamente brevettata da The Mark. Ancora prima. Te brevetti, brevetti, ma poi non compri. Pazzesco, pazzesco. Fai solo metà dell'opera, champ. Che comunque è l'opera più importante. Ma vedi, raga, che si recupera vita. Vedi che ma si recupera vita. Recuperi vita. Arrivi fino a metà. Se sei da metà in su, recuperi fino in alto. Bravo, Marmo. Così è. It's your time. Sì! Stavolta ce l'ho fatta, mi sa. Ce l'ha fatta? No, sì. Esploda dopo 2 ore e mezzo. Ce l'ho fatta. Abbiamo la prima kill. Mi sono girato e l'ho visto esplodere. De Marca ha brevettato la kill, ragazzi. Sì, vabbè, ma devi farla, non devi brevettarla. Continua a ripetertelo. Mamma mia, Fere! Mangerò una patatina. Brutta roba. Arriva. Però l'avevo centrato di nuovo, vero? No. Era qui la granata, sì! Ce l'avevo nei piedi! Ce l'avevo nei piedi, l'ho vista! Praticamente dal era mio schermo bordo... rimbalzato da fuori, eh? No, no, io l'ho vista praticamente dal bordo cadere nei miei piedi. Io l'ho vista però così, poi non so quale c'era. Vista. No, quindi ce l'avevi fatta, credo, eh. Allora, però dalla mia visuale sei stata più brava te, perché mi hai ucciso prima. Vabbè, dai. È il momento. Ma questo è l'ultimo round? Non lo so, può essere. Porca so solo che nessuno ha mai vinto con le granate. Esatto, e questa è una sconfitta. Alla fine. Io almeno una kill l'ho fatto. Questa è una sconfitta per tutti. Quello lì ha brevettato, brevettato, non ha combinato nulla. Io non ho detto come farlo, raga. Poi, sì, cioè, sì, se sì. volete ascoltarmi, ma penso che tutti facciano già così, no? Io pensavo facciamo. Io non riesco a farla quella cosa dell'impennata, è solo quello. Guarda, adesso mi copri l'idea l'altro, guarda. Hai paura, champ? Oh no. Guarda, guarda come impenna, guarda. Sì. L'ho preso? L'ho preso! No, è rimbalzato fuori. Dai! È morto! L'ho preso! L'ho preso! Io l'ho visto che andava fuori. No, io l'ho visto andare dentro! Metta lo spezzone nel mio video, perché la granata di Fere, ve lo giuro, raga, stava cadendo sotto ed è rimbalzato contro Robo. Io non so cosa mi abbia... Non per quanto sei andata storta? Lo so. Sto cercando di non farmi prendere. È finita dentro e poi è caduta. Io l'ho vista andare tutta storta, quindi comunque vediamo cosa diverse. Sì, raga, vediamo tutti cose diverse. Ma quello è normale, succede sempre. Così però. È, così è. Però hai visto, Steph, ho fatto una kill di granata. Sì. Il problema è che non l'ho fatta io. È tosta. È sono tosta, indignato. Raga, è tosta. Indignato, situazione Steph. Difficile. Tosta. Fere mi ha ucciso. Fere Nick. Signori. Questo grazie, è l'inizio grazie. Di una nuova era. Per me si può concludere così, si conclude così. Ragazzi, io dopo questo io non voglio andare avanti. Salvate la data perché una nuova era è iniziata. Io faccio dei sempre schifo. Proprio quando gioco bene gioco. Ragazzi, non bene. Vi preoccupate, d'ora in poi 2 video al giorno solo di Fere. Noi tranquilli, no, lasciamo fare a lei. Ciao.